Se esiste una terra dei miracoli per l'olio d'oliva, questa è sicuramente la terra di Puglia. Affacciata sul mare, soleggiata tutto l'anno, con la giusta quantità di pioggia. L'uliveto La Fenice, di proprietà della famiglia Galantino, si estende per 50 ettari nella campagna intorno a Bisceglie, con più di 10.000 piante, di cui molte secolari e alcune millenarie. A dimostrazione di quanto questo sia l'habitat ideale per far crescere le migliori olive del mondo. La famiglia Galantino lavora nel settore oleario fin dal 1926, quando il fondatore, Vito Galantino, rileva un mulino ottocentesco per trasformarlo in un frantoio oleario. Nel 1960, con l'acquisto di vasti oliveti, la famiglia Galantino diventa produttrice di olio in proprio, l'unico modo per poter controllare la qualità dell'intero processo. Nel 1985, grazie al dottor Michele, figlio del fondatore, nasce il marchio Galantino, che in poco tempo diventerà sinonimo di olio extravergine di qualità eccezionale, esportato in 5 continenti e vincitore di numerosi premi nei concorsi nazionali e internazionali. La filiera ora è completa, dall'oliva alla bottiglia. Il frantoio Galantino, grazie alla propria competenza ed esperienza nel settore, è stato scelto da prestigiose istituzioni e università per promuovere e sviluppare la conoscenza del buon olio extravergine d'oliva. L'azienda Galantino è sede didattica dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, fondata da Slow Food a Pollenzo, oltre a collaborare con scuole alberghiere, istituti di alta formazione e con la Federazione Cuochi. Le porte della tenuta e dello stabilimento sono sempre aperte. Ogni visita di turisti e appassionati sarà accolta con piacere, cogliendo l'occasione per mostrare loro tutto ciò che avviene in azienda. Per poche settimane all'anno, l'agricoltore tocca con mano i frutti del suo lavoro. Ancora oggi, come un tempo, i contadini cominciano la giornata all'alba, radunandosi davanti al fuoco. Il momento in cui cominciare la raccolta lo decidono le piante, a seconda del loro grado di maturazione, che può essere diverso per ogni appezzamento. Le olive della tenuta Galantino vengono raccolte a mano direttamente dall'albero. Ultimamente, però, ci si avvale anche di moderni scuotitori che garantiscono l'integrità del frutto e della pianta. Le olive vengono subito portate in frantoio per essere macinate entro poche ore. Nel frantoio Galantino, il costante miglioramento tecnologico non ha mai perso di vista i valori della tradizione. Da più di 20 anni, per esempio, le presse a fiscoli sono state sostituite da moderne centrifughe in acciaio. Soluzione che, oltre a evitare fermentazioni e ossidazioni, garantisce un processo più rapido e condizioni igieniche perfette. Le macine del frantoio, invece, sono rimaste quelle tradizionali, in granito, le uniche capaci di eseguire una frangitura morbida che assicura un olio armonico ed equilibrato. Il più celebre tra gli oli Galantino è sicuramente l'affiorato, prodotto raccogliendo a mano quella piccolissima parte di olio che affiora spontaneamente sulla pasta di olive. Grande successo negli ultimi anni per gli oli agli agrumi e alle erbe aromatiche, prodotti in modo completamente naturale, aggiungendo alle olive, durante la frangitura, limoni, basilico, peperoncino, senza utilizzare alcun aroma o essenza. Completano la gamma dei pregiati oli Galantino, tutti estratti a freddo, il biologico, il DOP Terra di Bari e il Grand Cru, un olio a tiratura limitata. Il frantoio Galantino dispone di un avanzato impianto di imbottigliamento automatico, ma le confezioni più belle sono ancora realizzate a mano da personale attento ed esperto. Dagli anni 90 le bottiglie di olio Galantino sono apprezzate e richieste in tutto il mondo, vincendo anche premi internazionali, tra cui l'Olive d'Or di Montréal, l'Olivasia di Shanghai, il Leone d'Oro di Verona e il prestigioso Ercole Olivario di Spoleto. Una qualità riconosciuta anche da un punto di vista istituzionale, con la certificazione di qualità ISO 9001, la certificazione ambientale ISO 14001, la denominazione di origine protetta DOP Terra di Bari e la certificazione di agricoltura biologica.
Chi sceglie Galantino sa di poter contare su una vera e propria carta degli oli. Con oltre 20 tipologie di prodotto, ognuno potrà trovare il condimento migliore per arricchire qualsiasi piatto. Sulle portate di pesce sarà da preferire un olio più delicato. Con le zuppe e i legumi si sposerà bene un olio dal gusto intenso. Mentre sull'insalata di mare renderà al meglio un profumato olio agli agrumi. Così come una caprese sarà esaltata da un fragrante olio alle erbe aromatiche. L'olio Galantino è il preferito nei migliori ristoranti del mondo, a Mosca come a New York, a Dubai come a Tokyo, ed è citato nelle più prestigiose guide gastronomiche. Galantino, dalla passione del mastro oleario al successo su ogni tavola.